Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Revertor. A cosa serve? Revertor ha un medicinale veterinario a base del principio attivo atipamezzolo cloridrato, appartenente alla categoria degli stimolanti dell'SNC e nello specifico antidoti. È commercializzato in Italia dall'azienda Virbac SRL. Revertor può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Virbac SRL. Concessionario: Virbac SRL. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: atipamezzolo cloridrato. Gruppo terapeutico: stimolanti dell'SNC. Forma farmaceutica: fiale, flaconcini, fioloidi. Confezioni: Revertor in IET. Soluzione 1 flacone 10 ml. Principio attivo: 1 ml di soluzione iniettabile chiaro trasparente. Contiene atipamezzolo cloridrato 5 mg, equivalenti a 4,27 mg di atipamezzolo. Indicazioni: l'atipamezzolo cloridrato ha una 2, antagonista selettivo ed è indicato per antagonizzare gli effetti sedativi della medetomidina e della dexmedetomidina nei cani e nei gatti. Controindicazioni: non usare in animali riproduttori, animali con malattie renali o epatiche. Posologia: per singola iniezione intramuscolare. L'atipamezzolo cloridrato va somministrato 15-60 minuti dopo la somministrazione di medetomidina o dexmedetomidina cloridrato. Cani: la dose intramuscolare di atipamezzolo cloridrato in AMUG è 5 volte quella della precedente dose di medetomidina cloridrato o 10 volte quella della dose di dexmedetomidina cloridrato. A causa della concentrazione 5 volte maggiore del principio attivo atipamezzolo cloridrato nel prodotto, confrontata con quella di prodotti contenenti 1 mg di medetomidina cloridrato per ml e della concentrazione 10 volte maggiore rispetto a quella di prodotti contenenti 0,5 mg di dexmedetomidina cloridrato, vanno somministrati volumi analoghi di entrambi i preparati. Esempio di dosaggio: cani. Dosaggio di medetomidina 1 mg/ml soluzione iniettabile: 0,04 ml/kg peso corporeo, PC, pari a 40 mg/kg PC. Dosaggio di Revertor 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani: 0,04 ml/kg PC, pari a 200 mg/kg PC. Dosaggio di dexmedetomidina 0,5 mg/ml soluzione iniettabile: 0,04 ml/kg peso corporeo, PC, 0,04 ml/kg PC, pari a 20 mg/kg PC, pari a 200 mg/kg PC. Gatti. La dose intramuscolare di atipamezzolo cloridrato in AMUG a 2 volte e mezzo quella della precedente dose di medetomidina cloridrato o 5 volte quella della dose di dexmedetomidina cloridrato. A causa della concentrazione 5 volte maggiore del principio attivo atipamezzolo cloridrato nel prodotto rispetto a quella di prodotti contenenti 1 mg di medetomidina cloridrato per ml e della concentrazione 10 volte maggiore rispetto a quella di prodotti contenenti 0,5 mg di dexmedetomidina cloridrato, va somministrato metà volume di prodotto rispetto a quello della medetomidina o dexmedetomidina somministrata in precedenza. Esempio di dosaggio: gatti. Dosaggio di medetomidina 1 mg/ml soluzione iniettabile: 0,08 ml/kg peso corporeo, PC, pari a 80 mg/kg PC. Dosaggio di Revertor 5 mg/ml soluzione iniettabile per gatti: 0,04 ml/kg PC, pari a 200 mg/kg PC. Dosaggio di dexmedetomidina 0,5 mg/ml soluzione iniettabile: 0,08 ml/kg peso corporeo, PC, 0,04 ml/kg PC, pari a 40 mg/kg PC, pari a 200 mg/kg PC. Il tempo di recupero si riduce ad approssimativamente 5 minuti. L'animale comincia a muoversi circa 10 minuti dopo la somministrazione del prodotto. Avvertenze: dopo la somministrazione del prodotto, l'animale deve riposare in un luogo tranquillo. Durante il periodo di recupero gli animali non devono essere lasciati incustoditi. Assicurarsi che l'animale ha riacquistato un riflesso normale di deglutizione prima di proporgli qualsiasi alimento o bevanda.
A causa dei differenti dosaggi raccomandati si deve prestare attenzione se si utilizza il prodotto in animali diversi da quelli di destinazione. Se vengono somministrati sedativi diversi dalla medetomidina, ha da tenere presente che l'effetto di questi altri agenti può persistere dopo l'inibizione della dexmedetomidina. La tipamizolo non inibisce gli effetti della chetamina, che può causare crisi convulsive nei cani e provocare rigidità muscolare nei gatti, se utilizzata da sola. Non utilizzare la tipamizolo prima di 30-40 minuti dopo la somministrazione concomitante di chetamina. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.